Buongiorno. Buongiorno. Io vi avevo trovato l'anno scorso, non voglio dire che eravate sconosciute, ma quasi. E ora invece dopo un anno siete due attrici famose. Vero. Dai, famose, ci si prova, si prova, ci Senti, si impegna. Elisa, lasciamo un attimo Elisabetta a riflettere. Di nuovo al Bolognini, un nuovo spettacolo, un nuovo titolo. Sì, lo spettacolo è Le Mille Una Notte Scheherazade, quindi è uno spettacolo diverso, molto diverso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era basato appunto su Cleopatra, sulla regina egiziana, sulla sua vita, sulle sue gesta, eccetera. Quest'anno invece è molto più fiabesco, cioè quindi cerchiamo di raccontare la storia delle Mille Una Notte, quindi la figura di Scheherazade, quindi come questa donna è riuscita a far cambiare idea al sultano Shahriar, che a causa del tradimento della sultana inizia a odiare tutte le donne, quindi poi ne sposava una ogni notte per poi farlo uccidere la mattina dopo. E fino a che Scheherazade si offrì volontaria, sposò il sultano e furbamente, come tutte le donne sanno fare, al momento della prima notte di nozze chiese come ultimo desiderio di raccontare una favola alla sua sorellina. Questa favola, appena lei arrivava a vedere il sole che iniziava a nascere, la lasciava in sospeso, così per mille e una notte. Benissimo. Elisabetta, la trama è accattivante, sì. Ma ci saranno anche le musiche, sì. I veli? Abbiamo varie tipologie comunque di musiche, io mi attengo sempre molto su musiche arabeggianti, questa volta anche un po' più turche, si va più su una linea ottomana, diciamo, scelto, però c'è anche una musica un po' più moderna, diciamo, sempre attinente all'ambiente, al mondo arabo, anche con qualcosa di più arabo, turco e forse anche un po' anche nei modi di vestirsi anche un po' indiano, preso queste tipologie perché nelle Mille e una Notte comunque i racconti si spaziano enormemente, non riguarda solo un certo tipo di territorio dove poi sono state scritte le Mille e una Notte e Baghdad, però poi c'era l'influenza di tutte queste concubine o dame venivano da altri paesi, quindi i racconti si spaziano. Ecco Elisa, i biglietti e la data dello spettacolo, perché Cleopatra, due rappresentazioni, full, è stato veramente quel termine inglese pieno. sold out, state all'impiedi se trovate. No, allora i biglietti inizia già la prevendita verso i primi di maggio, poi ci saranno dei giorni che nei giorni del mercato di Pistoia verranno venduti alla Pittin dell'ufficio turistico di Pistoia a Piazza Duomo. Poi comunque nella locandina ci sarà anche Vrapo, è sponsorizzato sui vari social, quindi su Facebook, Twitter, Google Plus, quindi, e dove ci sarà appunto un numero di telefono dove eventualmente uno, se non ha modo di venire a comprare direttamente all'ufficio turistico o al teatro stesso, ci sarà il numero appunto di Elisabetta che ci si può appunto mettere d'accordo per prendere i biglietti. Quindi io dico affrettatevi perché insomma, visto l'anno scorso sold out, non si spera di bissare il successo dell'anno scorso. Di trissare a questo punto. Ma anche quadrissare, quintissare, insomma non ci si prova, ci si impegna, ci stiamo impegnando tanto e sicuramente la differenza principale tra questo spettacolo e quello dell'anno scorso è l'impegno che è triplicato da parte nostra, perché appunto è una storia molto più complessa rispetto all'anno scorso. Abbiamo introdotto anche elementi teatrali, quindi abbiamo proprio dei ragazzi che studiano il teatro, quindi sono più attori teatrali, quindi abbiamo messo oltre le ballerine, le coreografie che ovviamente se ne occupa lei, anche proprio delle scene recitate a differenza dell'anno scorso, quindi è proprio tutto un'altra cosa un po' più complessa. Ci proviamo. Benissimo. Io spero di riuscire a carpire qualche fotografia durante la prova, qualche prova costume e quant'altro. E noi comunque intanto mangiamo. Benissimo, noi mangiamo e poi andiamo alle prove. Buon appetito. Ciao e grazie.